Ci siamo incontrati con Giampaolo un primo anno al Salone e poi l'anno dopo ho avuto l'occasione di pensare a un'installazione da esterni a Parigi per la Design Week in collaborazione con Italy e gli spazi esterni di Italy che aveva appena aperto a Parigi. E ho disegnato queste sorte di strutture, di questi volumi, un po' come dei nidi di letture, degli spazi per ricreare un discorso un po' naturale all'interno del contesto di Parigi e della città. L'idea è avere uno spazio appunto che può essere di riposo, ma anche una sorta di attività intellettuale, quindi per isolarsi magari da un contesto che può essere eventualmente il contesto naturale, quindi quello di un giardino, di uno spazio aperto, o anche un contesto invece più di città urbana in cui si vuole ricreare una dimensione un po' più intima. Il discorso della sostenibilità, innanzitutto nell'utilizzo di materiali che non hanno bisogno di ulteriori trattamenti, che sia per l'accoia è un legno fossilizzato, mineralizzato, che resiste nel tempo senza dover essere ulteriormente coperto, diciamo, da verniciature, smaltature o altri tipi di protezioni, quindi permette di lasciarlo al naturale. La stessa cosa per l'alluminio. L'alluminio è un elemento che in architettura utilizziamo sempre al naturale, mentre spesso nell'universo del design del product, per mantenere le qualità, diciamo, estetiche del prodotto come è stato venduto, si tende a coprirlo, a verniciarlo, a proteggerlo. Qui la scelta anche lì è stata di avere tutti i materiali che siano di natura veramente vegetale come il legno o se no gli acciai, gli allumini, lasciarli comunque al naturale senza ulteriori trattamenti. Mi piacerebbe immaginare Hat su una sorta di spiaggia greca, perché forse quando ho iniziato a disegnarlo era anche quello che immaginavo, avere modo di avere una struttura che potesse ombreggiare e ripararmi e permettermi di riposare, forse una delle ispirazioni iniziali. Poi devo dire che vedendo, diciamo, le prime vendite, come sta funzionando il prodotto, l'abbiamo già visto in situazioni molto simili, ambientazioni mediterranee, in Corsica, Palma di Mallorca, isole anche italiane, in Sicilia. Invece una cosa abbastanza inaspettata da parte nostra, credo anche di Etimo, ma che invece sta funzionando molto, è anche l'ambiente della montagna. Ci sono diversi chalet affreschi e quindi queste ambientazioni comunque sempre molto naturali che apprezzano l'idea di questo nido, ecco.